Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome. Siamo in compagnia di Vincenzo Lita, direttore di Società Libera e colui il quale possiamo dire è l'anima, l'organizzatore della settima marcia, come tutte le precedenti del resto, settima marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Vincenzo, com'è andata questa marcia? La tua opinione, il risultato di questa iniziativa? Questa marcia, basta vedere alle nostre spalle, è andata meravigliosamente bene. La prima parola che mi viene da dire è grazie, grazie a chi ha partecipato alla marcia, a tutte le comunità, grazie a Società Libera che ha voluto questo concentramento europeo a Parigi, città simbolo della libertà. La marcia è andata benissimo e, come dire, ci dispiace di non averla fatta contemporaneamente in altre città, ma dall'altro lato siamo molto contenti di aver fatto questa unità d'azione e di intenti un po' tutti insieme in questa capitale parigina. Ti pongo una domanda come quella che ho posto agli alle altre persone che abbiamo intervistato. Siamo numerosi, ci sono tantissime comunità, è stata una bellissima manifestazione, volgiamo al termine, qui c'è un bellissimo raggruppamento colorato, però perché mancano a queste manifestazioni le centinaia di migliaia di cittadini comuni? Mancano i cittadini comuni perché l'Occidente, bisogna dirlo con forza e con chiarezza, è assente rispetto al problema dei diritti umani in quanto tale. Ma voglio dire di più, è assente non solo per quanto riguarda la libertà nei paesi del sud-est asiatico, che geograficamente, solo geograficamente sono lontani da noi, ma manca persino una mobilitazione per quanto riguarda i martiri cristiani. Se è vero che questo è un paese in cui in qualche modo è la residenza del papato cattolico e via dicendo, non mi sembra che in Occidente ci si scalda più che tanto per quello che sta succedendo in Siria e in Iraq. Quindi evidentemente sono le società occidentali e in modo particolare dell'Occidente europeo in qualche modo che mi sembrano addormentato sul ragionamento dei diritti umani. Stai pensando già all'ottava edizione? Sicuramente stiamo pensando già all'ottava edizione, come ogni cosa che si ripete non si fa in tempo a finire che si pensa già al futuro. Ci inventeremo qualcosa di diverso ancora l'anno prossimo e via dicendo per cercare di raggiungere l'obiettivo che tu dicevi, coinvolgere la gente comune, coinvolgere le genti d'Europa sul problema dei diritti. Grazie Vincenzo Lita, direttore di Società Libera.